tradizione della celebrazione della Pasqua in modo diverso viene dal fatto che la Chiesa ortodossa osserva ancora il calendario giuliano, scritto o fatto questo calendario nel 46 prima di Cristo, durante il regno di Giuliano. Nel XVI secolo Papa Gregorio ha incaricato un astrologo per fare le dovute correzioni a questo calendario, che aveva uno sbaglio. Per correggere questo sbaglio sono tutt'oggi anche anni bisettili, però comunque rimane una differenza di alcuni secondi a questo calendario. Così che oggi, dal 1586, le chiese ortodosse, non adottando calendario gregoriano, sono rimaste indietro di 13 giorni. Sappiamo che la Pasqua, è stato stabilito dal primo sinodo ecumenico, viene celebrata nella prima domenica con luna piena dopo l'equinozio di primavera. Però questo equinozio si sposta, dovuto a questa differenza di 13 giorni per la Chiesa ortodossa, così che quest'anno la differenza è di quasi 5 settimane per la celebrazione della Pasqua. Tra le altre manifestazioni pasquali è diventata una tradizione negli ultimi anni in Ticino di organizzare anche una mostra di icone, e lo facciamo con la prima intenzione è quello di riproporre un simbolo comune della nostra fede nel nostro mondo secolarizzato, comunque, che ha bisogno di riscoprire i veri simboli. E io credo che l'icona sia il simbolo comune della nostra fede, è una ricchezza comune che appartiene al cristianesimo indiviso del primo millennio e che è l'elemento comunque, il simbolo che si diffonde più largamente ultimamente. L'icona è stato stabilito dal settimo sinodo ecumenico, 787, è un sacramentale, quindi attraverso la benedizione che viene fatta al dipinto fatto secondo i canoni della Chiesa, che deve rispettare le regole, quindi è un dogma della Chiesa, allora viene fatta la benedizione, e in virtù alla benedizione questo dipinto non è più un quadro, ma è un sacramentale, un canale di grazia davanti alla quale preghiamo come se fosse presente colui che è rappresentato. L'icona, diceva Paul Evdokimov, è dipinta più con la luce divina che con i colori. Perciò la prima icona che il vero iconografo dipinge è l'icona della trasfigurazione del nostro Signore. Quindi è la luce l'elemento centrale di ogni icona. (Susurra)